mondo della medicina è in lutto perché è morto Umberto Veronesi, oncologo, uomo politico, è morto a quasi 91 anni. Eccolo in queste immagini in cui a Salerno alcuni anni fa inaugurò la Breast Unit, il reparto all'azienda Ruggia, all'azienda ospedaliera dedicata alla senologia. Veronesi è stato un grande perché va ricordato per la sua grande visione politica della malattia. Nessun altro in Italia ha avuto la visione politica del cancro come l'ha avuta lui. E fece suo lo slogan "si cura meglio dove si fa ricerca". Lo trasformò in una realtà all'Istituto dei Tumori di Milano prima e poi allo IEO dopo. Si è battuto per convincere la politica che la ricerca pubblica è un'assoluta priorità. Purtroppo lo ha detto al deserto, perché senza la ricerca sono le aziende farmaceutiche, le aziende del settore della medicina a fare il bello e il cattivo tempo. Le due parole d'ordine, ricordiamole, ricerca e laicità, perché lui diceva sempre nelle malattie dimentichiamoci di Dio, pensiamo soprattutto alla ricerca e soprattutto alla scienza. E potremmo ricordarci la sua lezione profonda: la medicina non è uno strumento senza colore, non è una tecnologia, è invece uno strumento di crescita collettiva, di progresso ed è un grande esperimento di solidarietà. Quindi avremo questo grande ricordo, anche mio personale, di Umberto Veronesi. E veniamo a noi, al nostro argomento di oggi. Anche in Italia, come vi abbiamo accennato anche ieri nei lanci, bisogna aspettarci da un giorno all'altro i primi casi, è possibile, di poliomielite e di difterite. A causa di che cosa? Del calo di vaccinazioni. Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, alludendo alle migliaia di bambini non protetti contro polio, difterite, tetano, morbillo, parotite, rosolia, che quindi, oltre ai casi che già avvengono, che già si conoscono, rappresenteranno, potrebbero rappresentare, usiamo il condizionale, nuovi casi di infezione. Argomento questo delicato, molto controverso, sapete le polemiche che ci sono sempre sul vaccino, sui vaccini, perché Codacons, per esempio, l'Associazione dei Consumatori, gli antivaccinisti, hanno fatto girare volantini su presunti rapporti tra il presidente appunto, dell'Istituto Superiore della Sanità, Ricciardi, e le case farmaceutiche. Insomma, l'accusa è dell'esistenza di un trust, di una combine insomma, per soldi, per affari. Noi non lo sappiamo, questo ovviamente. Con noi a Quotidiano Medicina, per dire la sua, un medico che vaccina, un medico di famiglia, Adolfo Rocco, personaggio popolare. Benvenuto, dottor Grazie. Rocco, vice segretario organizzativo della FIMCE. Allora, dottor Locco, né io né lei siamo pagati dalle case farmaceutiche, questo è poco ma sicuro. Ma è vero, secondo lei, quello che si dice all'ISTE, cioè che da un momento all'altro potrebbero cominciare a uscire fuori questi nuovi casi di polio? Salve, un saluto attraverso lei a tutti i telespettatori di questa importante rubrica. Ebbene, affrontiamo subito l'argomento, ma mi permetta un saluto doveroso al dottor Veronesi, il quale, grande ricercatore, è stato un punto di riferimento per la ricerca. E non si dimentichi che Veronesi, ministro, ha messo in atto la legge contro il fumo. Sì, certo, la prima legge sul fumo, La sì. prima legge sul fumo. Ebbene, il fumo è prevenzione, perché il fumo sviluppa una serie di patologie. La vaccinazione è prevenzione, Sì. perché attraverso la vaccinazione noi possiamo coprire ampie popolazioni che si sottopongono al vaccino e quindi evitare gli effetti nefasti di patologie che altrimenti sarebbero superabili se non si complicano, perché Sì. il problema è questo. Anche, poi ne parleremo in seguito, anche l'influenza in sé, diciamo il vaccino è l'unica arma, potrebbe essere una cosa, bene o male, l'influenza si supera in 3-4 giorni, ma Ma potrebbe anche essere qualcosa di più potrebbe anche serio. essere qualcosa di importante. Per Sì. cui l'attenzione che oggi viene data a che si abbia una grande copertura vaccinale è legata proprio a questo effetto diffusione. Perché? Perché vaccinare? Vaccinare per se stessi, anzitutto, per proteggere se stessi, L'abbiamo detto tante, ma anche per gli altri. ma anche per gli altri, Sì. perché nel momento in cui si ha una vita così attiva, vedi il bambino che frequenta l'asilo o le scuole, oppure l'adulto
che va in fabbrica o nella scuola o nei luoghi di lavoro, nel momento in cui si porta una patologia la si diffonde. Per cui vaccinare per rispettare il proprio organismo e per rispettare anche gli altri. Sì. Ecco, il presidente, del direttore, non so, il presidente Ricciardi dell'Istituto Superiore della Sanità ha chiamato in campo anche la magistratura, i magistrati, ha chiesto ai magistrati di scendere in campo, lo ha fatto con Mattarella che è sceso in campo, e anche dunque, perché ormai quello delle vaccinazioni sembra diventato un terreno di scontro. Eccolo qui, ce lo fa vedere Carmine Marano dalla regia, diciamo l'articolo che appunto richiama nel titolo l'appello dell'Istituto Superiore della Sanità ai magistrati. E qui vediamo, mi piace ricordarlo, alcune immagini di Salk, il primo inventore del primo vaccino della polio, siamo agli anni 50, 55, Jonas Salk, che poi però fu seguito da Sebin, lei se lo ricorderà, Sebin, io me lo ricordo perché ero ragazzino, fummo tra i primi a fare il primo vaccino Sebin, quello sulla zolletta di zucchero, perché Salk fece il vaccino iniettabile e il virus era morto, mentre invece era con, diciamo, con virus morti, mentre invece Sebin, eccolo qui, subito dopo fece il vaccino con il virus diciamo attenuato. E Sebin è stato dimenticato, io lo dico, lo faccio vedere spesso, Sebin è stato un grande scienziato dimenticato da tutti quanti noi, perché? Perché fu soverchiato da Salk, perché Salk era americano, Sebin invece era un ebreo polacco naturalizzato americano, gli americani non hanno mai deciso di accettarlo, e quindi Sebin, al quale noi tutti dobbiamo la vita, anche io, dobbiamo la vita perché ci siamo vaccinati, abbiamo creduto nella vaccinazione. Faccio vedere queste immagini perché? Perché i vaccini hanno salvato l'umanità. E oggi l'antivaccinismo mi sembra veramente fuori posto, è vero? Bene. Anche perché spesso non è contro il vaccino, ma è contro... Contro le aziende produttrici del vaccino. Tant'è che nella polemica che lei accennava tra l'Istituto Superiore della Sanità e il Codacon, alla fine Codacon che cosa dice? Noi non neghiamo l'importanza del vaccino e quindi la necessità di vaccinare. Sì. Neghiamo casomai l'allarmismo eccessivo che viene dato a questa non corrispondenza della totalità dei vaccinati. Poi Codacon ce l'ha con le presunte mazzette che vanno ai ma è vero che i medici prendono le mazzette dalle case? Io sono un medico di famiglia, mi prodigo perché ci credo, perché sono igienista anzitutto, perché i miei pazienti e eventualmente, anzi in collaborazione col Distretto 65, stiamo facendo un'ampia campagna di prevenzione e sollecitazione alla prevenzione. Certamente non sono la persona più titolata a darle questa risposta. Sì. Certamente sono fenomeni che offendono chi porta il camice bianco e sono fenomeni da cui io prendo le distanze. Ma non è questo. Il problema serio è quello di rispettare il proprio organismo e rispettare gli altri attraverso la vaccinazione. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Sì. Ecco, secondo lei questo antivaccinismo, questo fenomeno, che è diventato un fenomeno culturale, è un po' il risultato di una disinformazione, di una cattiva campagna di informazione da parte delle istituzioni, da parte del governo, dello Stato? Ma cioè sappiamo poco, insomma. Ci sono tutte e due le cose. Tant'è che proprio ieri ho avuto una riunione a Lucad, sottolineavo la necessità di andare nelle scuole, di andare nei luoghi affollati, di andare nelle fabbriche, cioè di far capire fino in fondo l'importanza della prevenzione. E in effetti si fa sempre poco per informare. Prima le vaccinazioni si facevano nelle scuole, io me lo ricordo. Poi abbiamo pensato, le malattie sono scomparse, le abbiamo uccise, le abbiamo debellate, e quindi non abbiamo più fatto le vaccinazioni nelle scuole e abbiamo pensato di aver vinto.
Sì, è il caso, e abbiamo abbassato la guardia. È il caso della polio. Sì. Chi ha vissuto il periodo della polio, ha vissuto tutto l'allarme, che era un allarme sociale, ma un allarme che oggi ancora c'è gente che è affetta da polio che ne porta i segni, per cui c'è stata una corsa al vaccino. Oggi che per gran parte è stato superato, ma questi allarmi sono perché si teme che ricompaia, perché c'è un poco questa azione disfattista nei confronti del vaccino. Oggi l'Istituto Superiore della Sanità sottolinea questa necessità di raggiungere un target tale, 95% tale che siamo tranquilli tutti. Ecco, riepiloghiamo un po', dottor Rocco, quali sono le vaccinazioni obbligatorie e quelle consigliate? Beh, le vaccinazioni obbligatorie sono le vaccinazioni dell'infanzia, quelle che bisogna affrontare già da piccoli: difterite, tetano, pertosse, sono antipolio e cioè, antiepatite virale B. Sì, antiepatite. Poi ci sono quelle facoltative, è il caso, che si fanno assieme alle, alle obbligatorie. Alle obbligatorie. Certamente io sono rimasto scandalizzato quando l'altro giorno mi ha detto un paziente: no, io non ho vaccinato mio figlio. Io personalmente, rispetto a questo atteggiamento, un bambino non vaccinato, un bambino che cresce, entra nel mondo della scuola, dell'asilo, della scuola d'obbligo, non vaccinato, secondo me lo Stato dovrebbe intervenire sul genitore. Sì, infatti noi, mi pare che anche un'altra volta dicemmo, che cosa accade quando un genitore non vaccina il figlio? Mi pare che c'è innanzitutto viene chiamato il genitore, viene informato. E poi però bisogna dire che se dovesse avvenire, se accade che il figlio poi si infetta e infetta altre persone, è un reato penale. Viene processato. Proprio per questo l'intervento forte e dell'Istituto Superiore della Sanità e dell'autorevole del Presidente della Repubblica, Mattarella, con un invito a vaccinare, a credere nella vaccinazione, a rispettare se stessi e rispettare gli altri. Sì. Ecco, anche sulla rosolia e sul morbillo incombe questo problema del calo di vaccinazioni, malattie che pensavamo di avere debellato. Si era scritto che entro il 2015 le due malattie dovessero essere debellati, invece non è stato così, perché mi pare che in un paio d'anni sono stati segnalati 4.000 casi. Sì, 4.000 casi dal 2013 di morbillo, 200 casi di rosolia. Certamente sono dati che ci portano in una condizione e situazione da essere richiamati dall'OMS. Dice: ma che cosa state facendo? Ma che cosa succede? Certo, siamo un paese strano. Che cosa succede in Italia, parliamoci chiaro? Perché riguardo al morbillo siamo al quinto posto dopo Kazakistan. Cioè, permettetemi di dire, non per sottovalutare, nazione dalle quali mi aspetto che non ci sia una preparazione culturale. Certo, ma non l'Italia. Ma certamente non l'Italia. Sì. Per cui è giusto l'atteggiamento dell'Istituto Superiore di Sanità di sollecitare e di preparare. Certamente abbiamo un obbligo, noi medici, ma soprattutto anche gli insegnanti, anche i capo operai, di affiancarsi a questa opera di sensibilizzazione, che è un'opera soprattutto culturale, perché è un'opera che modernizza. Oggi che si parla di prevenzioni, incominciavamo dicendo di Veronesi e della sua legge antifumo, oggi non si può accettare che in Italia ancora ci siano queste limitazioni. Sì, esatto. Ecco, per chiudere come vede, si parla di vaccinazioni, quindi siamo ai primi giorni, è vero, della vaccinazione? Sì. Anti-influenza, influenza 2016-2017, come vede, qual è l'umore, qual è il termometro? Ma il termometro... Parliamo di influenza. Certo, ecco. Certo. Anzitutto ogni distretto si sta organizzando, distretto per distretto, per offrire tra i medici di famiglia che operano nei loro ambulatori e gli ambulatori pubblici, offrire alle categorie a rischio questa risposta vaccinale. L'influenza quest'anno si prevede molto più dura, anche perché noi in coesistenza abbiamo
una situazione meteorologica che è sotto gli occhi di tutti, per cui un'influenzetta può diventare un'influenza importante, può dare delle complicazioni, soprattutto alle persone a rischio, affetti da patologia cronica, agli anziani, ai bambini, e quindi come tale viene riservato a loro il vaccino. Ma io vorrei sottolineare una cosa: oggi ci lamentiamo che la sanità non riesce a coprire i bisogni del cittadino. Lo Stato mette a disposizione il vaccino, diciamo che riesce a coprire il 60% dei cittadini, e allora perché non rispondere a questa indicazione di salute che ci viene dallo Stato affrontando la vaccinazione? Certamente un mea culpa lo abbiamo, dobbiamo parlare di più, e in questo senso io la ringrazio perché lei in questo momento mi offre la possibilità, come igienista e persona che vive i problemi a contatto con la gente, di poter far arrivare un messaggio. Vaccino, vaccino, vaccino per se stesse, per la propria salute e per la salute degli altri. Sì.